divieto di consumo dell'acqua nelle frazioni di Magliano, Ferretto, San Cesario e Sant'Elia. È quanto riportato ieri tramite un'ordinanza firmata dal sindaco di Fano che vieta l'utilizzo per il consumo alimentare. Secondo le analisi sarebbe stata rilevata la presenza di trihalometani. Il trihalometano è una componente chimico che diciamo è un sottoprodotto che si può presentare durante nelle fasi di disinfezione dell'acqua. È un problema diciamo che si presenta nei piccoli acquedotti rurali, soprattutto d'estate, che richiedono una particolare attenzione. Ecco, capita, è capitato una volta l'anno scorso e una volta quest'anno, però ovviamente questi piccoli acquedotti rurali hanno un'attenzione particolare. Noi facciamo tutta una serie di analisi aggiuntive settimanali proprio per questa problematica qua. Questa volta diciamo la cosa un po', i tempi si sono un po' anticipati, perché di solito è un problema che si può presentare d'estate col caldo, e quindi un po' anticipati i tempi, e quindi siamo dovuti intervenire a valle. Già nella giornata di ieri sono stati prelevati alcuni campioni d'acqua dalla fontana di Magliano. Tramite le analisi è stato rilevato un leggero superamento dei limiti previsti dalla legge, che ad oggi sono rientrati dopo un ulteriore controllo di ASET. Ora si attende per la giornata di domani il nulla osta dall'ASUR per il normale riutilizzo dell'acqua. Il problema c'è stato, è stato di brevissima durata. Già oggi noi abbiamo effettuato delle controanalisi che riportano dei dati assolutamente entro i limiti, in particolare abbiamo 8,7 rispetto al limite di 30, quindi ribadisco, dico soltanto ai cittadini di stare tranquilli. Comunque questo è l'ennesima dimostrazione che i controlli dell'azienda, i controlli dell'ASUR consentono di consumare l'acqua del rubinetto con tutta tranquillità. Se capita una volta ogni X anni un piccolo problema negli acquedotti rurali, comunque tutti i cittadini vengono avvertiti per tempo.